Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tono Kid che vi parla e oggi siamo tornati con Formula 1 2024 pronti per andare in pista, signori, con la nostra Haas. Siamo all'appuntamento del Giappone, siamo a Suzuka, signori, e attenzione perché c'è stata l'enorme patch che è andata a sistemare la fisica del gioco e anche altre cosette, ma soprattutto la fisica delle auto, del gioco base, quindi diciamo che non è drasticamente cambiato, ma ci sono state delle piccole modifiche che effettivamente hanno reso la guida più piacevole, più normale, diciamo, più vicina a quello che era Formula 1 2023. Ho avuto comunque dei problemi nel frattempo andiamo in gara. Ho avuto dei problemi comunque all'inizio perché credo che ci sia stato un po' di cioè avevo settato il volante e i pedali soprattutto per appunto la nuova fisica di F1.24 un po' buggata e effettivamente anche per quello tanti consigliavano di non approcciarsi al gioco fino a che non ci sarebbe stata questa patch. Infatti ho dovuto litigare un po' con i settaggi del volante per diciamo trovare un po' la quadra e trovare un po' il feeling con appunto il feeling tra volante, pedali e il gioco e la nostra AS, signori. E devo dire che il feeling c'è stato perché le qualifiche sono andate abbastanza bene. Adesso appena il caricamento finirà, vedremo la griglia di partenza, oltre alla Benvenuti e presentazione del mettetevi comodi. Oggi il circuito. magnifico Suzuka International Circuit, situato nella splendida campagna giapponese e a un tiro di schioppo dalla Baia Ise, ci fa tremare dalla voglia di svelare i misteri che il Gran Premio del Giappone ha in serbo per noi quest'anno. 18 Andiamo a curve, 10 vedere a destra la e 8 a pista. sinistra, compongono la forma 8 dell'incredibile circuito di Suzuka per un giro da 5 km e 8. Qui la velocità media è piuttosto elevata. Se resta asciutto, potremmo arrivare anche ai 220 orari. E attenzione, signori, perché non è un circuito Prima di partire, semplice, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo eh? le Vediamo come sono andate fantastiche le qualifiche di qualifiche. ieri. Sarà Lando Norris a Lando partire Norris dalla davanti a pole tutti oggi. con E al accanto a suo lui fianco c'è Fernando, Fernando Alonso. incredibile. Quindi il resto della griglia. Verstappen, Oscar Piastri, Perez, Leclerc, Ferrari sempre indietro, Sainz, cioè sempre Hamilton, indietro le Ferrari. Russell, Stroll, il Fortunello, Tsunoda, Attenzione, signori, il Fortunello, Gasly, siamo lì in Albon, undicesima posizione, Ocon, ben più avanti Bottas, rispetto al nostro compagno Ricciardo, Kevin Magnussen, Magnussen, in Zhou e diciottesima. Logan Sargeant. Ed è andata I particolarmente preparativi bene sono questa quasi qualifica. completati. Scendiamo in pista. Dobbiamo capire Oggi qui in anche cabina se... sono a Sì, certo, come no. Dobbiamo anche capire Ok, ci siamo. effettivamente Conto su di se... te, non deludermi. Non ti preoccupare, non ti deluderemo. Fammi vedere solo la misura di questa. Sempre 5,8. 5,8, cacchio, mi sembrano parecchi. Cioè, le soft si consumano in modo incredibile. Non so onestamente, signori, se azzardare una media dura. Però qua ci dà un 2 secondi e 3 più lenti sul giro. Non lo so, signori, onestamente. Io mi fido, vado con le soft medie. Proveremo anche a capire se... Qua ci danno 13,9, però non so se... 13,9, ci fidiamo in tutto e per tutto. Questo è l'assetto, signori, predefinito per questa pista. Ho solo cambiato questo, il freno del motore. Devo ancora capire se è utile oppure se è fastidioso. Quindi al momento lo mettiamo a zero, perché devo ancora cercare di capire un po' com'è la situazione. Anche qua pressione dei freni 100%, poi il resto è tutto di base come proposto dall'assetto bilanciato, credo che fosse. Vabbè, signori, siamo pronti? Andiamo in pista, let's go. Scivola un po' in partenza. Attenzione a Russell. Oh, all'interno, toccatina. E davanti le due Ferrari a litigarsi la posizione. Con noi ed Hamilton a guardare. Con attenzione per approfittare, magari. Oh, la toccatina con Russell l'ha fatto staccare. Sì, ma non puoi far così, Hamilton, inchiodare come un pirla.
piano, bloccaggio clamoroso, non ha gradito la anteriore sinistra che è già al 6% di usura, ottimo. Cerchiamo però di stare vicini a Lewis. Adesso concentriamoci per il resto della gara. Rischi clamorosi. Allora signori, io so che l'hot lap, ok, è, non so se è buggato, se è giusto che sia così, ma diciamo che rispetto all'erogazione media dà più potenza sicuramente, ma non ne consuma neanche troppo di airsoft effettivamente. Partiamo con un 26% all'inizio del giro, si è fermato, là sarà avuto danno dal nostro contatto. Voglio vedere con quanto airs finiamo il giro, poi magari dipende anche da pista a pista, eh. Partenza comunque buona, dobbiamo stare attenti adesso. Adesso sei nella top 10. È buono. Continua così. Siamo in una clamorosa nona posizione. Siamo anche nel DRS di Hamilton, attenzione. Cosa dell'ERS, signori, che se possiamo mettere nessuna erogazione e lo andiamo a recuperare, è bellissima, oltre che realistica, che effettivamente si può fare strategia sull'utilizzo dell'ERS, quindi usarlo poi quando effettivamente serve. Modalità sorpasso lo prosciuga, modalità hot lap invece, insomma, riesce a gestire bene secondo me. Vedete che abbiamo perso poco più del 10%. Adesso torniamo all'erogazione media. DRS c'è ma non si vede. Altro è difficile tenere il ritmo di questi davanti. Ci proviamo senza magari prenderci troppi rischi, se possibile. Ditemi anche voi, signori, se qualcuno utilizza il volante, se non so, anche la questione... Oh, bloccaggio di Leclerc! Dobbiamo approfittarne. Facciamo un po' di airs per avvicinarci. Mamma mia, bloccaggio! Anche sull'IA hanno fatto dei piccoli aggiornamenti. Penso in positivo, comunque. Anche perché fare degli aggiornamenti rovinando l'IA ci vuole un bel coraggio. Attenzione, Leclerc ci prova alla Eau Rouge, alla Cops giapponese. Attenzione, quasi tamponamento su Hamilton. È qua un po' scorbutica la nostra auto, eh. È un po' scorbutica. Signori, se mettessimo nessuno, cerchiamo di recuperare un po' di airs adesso che c'è in battaglia tra Hamilton e Leclerc, giusto per recuperare un po' di airs. Vedete come lo recuperiamo in quantità massiva. Ovviamente non abbiamo tutta quella potenza motoristica. Rimettiamo su medio, ci riavviciniamo. Piano a trazionare. Come stanno più o meno bene, eh? Più o meno. Devo dire che
è molto più piacevole da guidare adesso la nostra auto. Mi hanno fatto, secondo me, un ottimo lavoro con la patch. Bloccaggio, non so se per Hamilton o per Leclerc, probabilmente Hamilton. Abbiamo ancora di DRS. La finestra del pit stop. Ok, finestra aperta. Attenzione, Hamilton ci prova all'interno. Noi andiamo a recuperare Hers. E sappiamo che qua loro perdono con la lotta. Adesso però Hamilton accelera su Leclerc. Allora torniamo su medio. No. Stai buono. Lo sappiamo, ma stai buono. È il giro della sosta, signori. Siamo comunque alla stessa distanza dei due piloti davanti a noi. Come stanno più o meno bene. Col motore ci sono dei componenti che sono già al 40%, tra cui il cambio. E la cosa non è molto confortante sotto sterzo in questa curva. Tanto. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Abbiamo già perso l'aderenza, non preoccuparti. Ricorda di entrare ai box in questo giro. Tieni d'occhio quanto dista la linea di limite di velocità all'ingresso della corsia dei box e fai attenzione a non superare il limite. Rientriamo tutti, signori, anche Leclerc, anche Hamilton. Dietro anche Tsunoda. Siamo gli ultimi. Beati gli ultimi perché saranno i primi. Stop veloce? Non troppo. Siamo dietro. Attenzione però, abbiamo superato Leclerc. Perde Leclerc ai box, forse abbiamo per il traffico. Tutte le soste a disposizione. Signori, andiamo di hot lap. Con le gomme fredde però. Oddio, fredde in realtà sono già. Sono già calde. E l'opzione comunque della gomma fredda quando si va a fare il pit stop l'ho messa. Ora la pista attorno a noi è libera, approfittiamone, facciamo in modo che il prossimo giro sia veloce. Forza. 1:33:1 vuoi? Hai voglia. Stiamo già usando hot lap, signori. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa su Lewis. Ma comunque stare in queste posizioni sarebbe manna dal cielo, lasciando perdere l'ultimo Gran Premio dove abbiamo conquistato una vittoria clamorosa grazie alla strategia, grazie anche alla fortuna. Perché un po' di culo ci vuole sempre. Kevin è appena rientrato ai box. Kevin ai box. Ah, troppo qua lunghi. Stacco dall'auto davanti, 8,5 secondi. Come 8,5 secondi, sei impazzito. Bloccaggio di Alonso, Alonso. Attenzione signori, tanti errori da parte dell'IA. Oh, mamma mia, sotto sterzo è clamoroso. Poi ovviamente si va a sistemare anche con l'assetto ovviamente. Piano a trazionare, anche perché abbiamo attivo l'hot lap. E Clerk si è avvicinato.
siamo sicuramente più vicini ad Alonso di quanto non lo fossimo a Hamilton. Mamma mia signori, l'effetto scia. Ben fatto, okay. Hai raggiunto l'obiettivo, ottimo lavoro. Andiamo su, guarda, guardate che effetto scia signori. Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Lo sappiamo, purtroppo su Leclerc non possiamo fare molto perché ne ha di più rispetto a noi e rispetto anche a Fernando. Lo stiamo vedendo un po' in difficoltà. L'aria di benzina, come siamo messi? Scusatemi. Benzina ce n'è, è anche troppa, direi. Ecco, le controsterzate per ovviare al problema del sovrasterzo in uscita sono ancora un po' eccessive, secondo me. Con un po' di sorpasso, perché qua abbiamo bisogno di riavvicinarci a Fernando. Prosciughiamo l'ERS, ma va bene. Purtroppo non abbiamo tutto sto ritmo. Toccaggio e siamo lunghi in frenata. Stai tenendo un buon ritmo di gara, ma tieni conto che le gomme devono percorrere ancora una lunga distanza. Attenzione. Dobbiamo essere più vicini all'uscita dalla chicane, signori. Quindi cerchiamo di sorpassare quell'auto il prima possibile per proseguire la gara. Dai! Cosa cazzo dici che ci sta bloccando? Per me non è assolutamente vero. Non è così facile superare Fernando, eh. Scusatemi, Siete un po' troppo ottimisti voi là dai box. Avvicinarci di più, asciugando anche l'ERS, va bene. Non va bene, però siamo troppo lontani, troppo lontani. Mamma mia. Prendiamo dei rischi clamorosi e non va bene. Troppo. Ok, qua bene. Mamma mia, il sottosterzo clamoroso. No, siamo più lontani di prima, signori. Abbiamo Leclerc al culo. Anzi, Leclerc ci sorpassa. Quasi. Charles però. Bloccaggio clamoroso.
Vabbè, adesso Leclerc va. Non sei riusciti, signori, a prendere Alonso. Effettivamente un po'. Oh! Sarà per il nostro contatto con Leclerc, la bandiera gialla. Ha già stretti lui, era davanti, si è spostato. È difficile, signori. Piuttosto che le gomme ci stanno un po' abbandonando. Comunque tutti con gomma soft e media, eh. Vedete anche che Hamilton davanti è andato. Ah, ci sta, signori, noi guidiamo una AS. Possiamo pretendere. Anzi, è già bello che riusciamo a... Ui, piano. Molto piano. È bello che riusciamo a tenere un po' il ritmo di questi qui davanti. Adesso dobbiamo mollare per forza di cose. Farci questi ultimi due giri con tranquillità, senza rischiare, tenendoci comunque questi due punticini. Ultime curve, signori, di questo ultimo giro. Andiamo a usare modalità sorpasso adesso. Abbiamo fatto tutto il giro in hot lap per cercare di tenere a distanza Tsunoda, che comunque più di mezzo secondo lo aveva recuperato. Anche Leclerc qua davanti, una volta che ci ha superati, ha iniziato a gestire. E signori, arriviamo comunque in una ottima nona posizione, partendo undicesimi, ricordiamolo. Fai attenzione alla macchina mentre... Piccolo contatto con Russell in partenza, che però per fortuna ha pregiudicato la sua di gara e non la nostra. E Max Verstappen vince. Ecco che probabilmente si conclude un altro gran premio del Giappone. Una vittoria eccezionale. Ed ecco la folla che applaude. Fin troppo prevedibile. Vincente. In questo momento vince Verstappen davanti a al podio. Vittoria spettacolare per la Red Bull. La loro prestazione è stata impeccabile. Avanti a Lando Norris e alla fine della gara. A Checo Perez. Congratulazioni alla scuderia. Bravi loro, ma bravi anche noi, signori. Ottima, ottima gara, c'è stata un po' di lotta, ma poi a una certa abbiamo dovuto alzare bandiera bianca. Grazie a tutti per l'ascolto, ci vediamo la settimana prossima. Sainz addirittura a giro veloce, il buon Kevin Magnussen, scusatemi. In quindicesima, ha guadagnato comunque anche lui tre posizioni, ottimo. Russell è finito in tredicesima. Bene così, direi. Madonna, Ocon da quindicesimo a diciannovesimo. Va bene, direi che possiamo andare a vedere quella che è la classifica, signori. Noi ovviamente siamo lì perché un 25 punti ce li siamo fatti praticamente. I primi punti della nostra carriera li abbiamo fatti vincendo, e poi i due punti di oggi si vanno a sommare. Piano piano scenderemo probabilmente di classifica, ma comunque quei 25 punti ci stanno a fare tranquilli, e quantomeno davanti ad Albon riusciremo a stare. Diciamo che l'obiettivo più o meno potrebbe essere quello di stare davanti alle Williams, alle Kick Sauber, alle Visa Cash App e all'Alpine sicuramente, e in primis al nostro compagno di scuderia, signori. Va bene, infatti vedete a livello costruttori siamo davanti proprio a quelle. Aston Martin ha un Fernando Alonso in più, quindi sarà molto difficile fare più punti della Aston Martin, anche perché siamo da soli a far punti, come al solito. Va bene, andiamo avanti. Guadagniamo esperienza, destrezza, riflessi, tutto. Perché il ritmo è diminuito, scusami? Forse per l'obiettivo? No, fatemi capire, devo capire questa cosa. Dammi i dettagli. Ritmo, calo delle rotazioni nel weekend. Ok. Margine sul giro più veloce più 4 secondi. Che senso? Cioè, abbiamo preso 4 secondi dal giro veloce. Non è vero, perché abbiamo fatto un 33 qualcosa e Sainz ha fatto 31. Quindi, onestamente, non ho ben chiaro questo punto, questo dettaglio. Ma va bene, se il ritmo cala...
Se lo dite voi, chiudiamo i dettagli, andiamo avanti. Comunque l'importante è salire. Siamo già al livello 68, signori. Overall abbiamo sbloccato, perché siamo arrivati al 45% di apprezzamento, velocizza ricerca e sviluppo. Attenzione, ottimo signori. Ok, abbiamo raggiunto gli obiettivi dei nostri specialisti, bravissimi. Ok, anche loro sono da far aumentare di livello. Gli obiettivi erano abbastanza semplici, eh? Cerchiamo sempre di scegliere obiettivi raggiungibili alla pe- cioè, qualora non ci fossero obiettivi raggiungibili, magari non accettiamo di portare con noi lo specialista nel weekend di gara. Allora, arrivano le risorse, andiamo prima a vedere la ricerca e sviluppo. Magnussen sta facendo qualcosa per il telaio, noi potremmo fare l'aerodinamica, ma c'è già in corso il beam wing e... no, possiamo farne comunque due. Potremmo fare, sì, perché aerodinamica qua... ma qua la sta facendo Magnussen o no? Non ho capito. Siamo quart'ultimi, penultimi. A livello di motore dovremmo essere, esatto, motore Ferrari, quindi top. Resistenza ci interessa poco. Andiamo con l'aerodinamica, signori. Flap alla secondaria. Dovrebbe darci comunque un buon boost per superare Williams. Va bene, però arriverà dopo il Gran Premio della Cina, signori, che torna quest'anno. Attenzione. Due componenti differenti del motore durante un weekend di gara. Allora, due sessioni senza danneggiare l'auto, possiamo farlo. È difficile per noi, ma se non è la gara, sarà prove libere qualifica. Sorpassa 5 vettori in pista in gara, doppiaggi esclusi. Raggiunge una velocità media in curva di 143,23 durante la gara. Cioè, in un giro, immagino. Io farei sorpassa 5 vettori in pista in gara, perché credo che consideri anche i pit stop, quindi magari ci fermiamo un giro dopo rispetto agli altri, così almeno facciamo l'obiettivo. Durante un weekend di gara va bene. Vabbè, questo lo facciamo a mani basse, onestamente. 5 giri senza penalità o avvertimenti potrebbe essere pericoloso, ma le gomme oltre il 30% durante un weekend sicuramente lo raggiungiamo. Poi controllo qualità, esegui lift and coast per 25 secondi o più durante un weekend di gara, trascorri più di 45 secondi in quarta marcia durante un weekend di gara. Dobbiamo allungare la quarta marcia? Magari c'è l'obiettivo del lift and coast, però possiamo permetterci magari nelle prove libere di fare un weekend, considera anche le prove libere, quindi... però non so come calcola lui il lift and coast, onestamente. Beh, magari il momento in cui non c'è pigiato nell'acceleratore, nel freno, potrebbe essere quello. Oppure 40, facciamo questo, dai, che magari lo facciamo naturalmente senza neanche accorgercene. E va bene, abbiamo fissato tutti gli obiettivi. Il nostro specialista principale è questo, che prende dei punti bonus, quindi... ma guarda, onestamente, cos'è che ci danno? Probabilità di guasto come caratteristiche bonus. Tempo di aggiornamento dell'aerodinamica ridotto, oppure del telaio. Questo sarà della resistenza. Punti risorsa nei programmi di prova aumentati del 30%. E questo sarebbe anche utile. Sì, facciamo quello dell'aerodinamica, che effettivamente è quello di cui abbiamo, l'area in cui abbiamo più necessità. Va bene, andiamo avanti. Arrivano le risorse. Sono tantissime, quindi va bene. E ok, signori, direi che ci possiamo salutare qui per oggi. Io come sempre vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le altre sul canale, ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi. E a questo punto ci ritroviamo con una vecchia conoscenza, andiamo a Shanghai, signori, in Cina, e questo è un circuito non facile, e c'è anche da dire che probabilmente me lo ricorderò abbastanza poco, nel senso, me lo ricordo, ma con qualche difficoltà. Signori, è stato un piacere, ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao!